Come stai, Riccardo? Bene, tu? Bene. Perché mi hai dato appuntamento qui a San Quirico Terme? No, non c'è, non è Terme. Perché? Perché è un bel posto e volevo che tu lo vedessi. Io sono d'accordo, ma qua dov'è il castello di San Quirico? Andiamo. Andiamo a vederlo, sicuro? Direi, Vabbè, andiamo, dai. Perché c'è un castello qua? Ma il castello è logicamente del XIII secolo. Ecco. È stato restaurato al fine 800, inizio 900, sì, da uno dei più grossi ingegneri che c'erano ad Orvieto, Paolo, sì, Zampi, sì, che tra l'altro era anche aiutato da uno storico importantissimo che era quelle due finestre bifore là che vedo, belle? Eh sì, sono meravigliose. Tra l'altro quel decoro che vedi a scacchetti, sì, è un decoro di influenza francese, che poi ritroveremo sicuramente anche ad Orvieto, queste bifore e trifore tutte quante decorate con questo fregio che è molto bello. No, ma guarda che roba! Cioè, Orvieto è qui. Eh sì. Ma guarda come si vede il Duomo, è pazzesco però, eh. Allora Fausto, noi dobbiamo raccontare ai nostri amici che in realtà ci conosciamo già da tanti anni, va detto, perché tu qui sei cresciuto e poi sei tornato. È cresciuto fino a 18 anni, ho fatto il liceo Orvieto, sì, tutto Orvieto, poi sono andato all'università a Roma, sì, e ahimè lì sono rimasto. Ecco. Sono stato bene, però poi quando è arrivato il momento che potevo scappare, sì, sono ritornato. Adesso abbiamo deciso di incontrarci qui per farmi vedere questa vista stupenda d'Orvieto. Noi andremo in giro su questa strada provinciale 71, certo, ma adesso dove mi porti? Adesso